Friuli Venezia Giulia ha grosse potenzialità di incremento della propria produzione agroalimentare, perché ha delle produzioni primarie sicuramente di eccellenza, ma pochissima trasformazione. Ecco, il futuro sia del distretto agroalimentare di San Daniele, che diventerà parco agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto del settore, sta nell'incremento della quota di trasformazione, che non si può fare se non attraverso innovazione di processo, di prodotto e con nuove imprese e nuovi imprenditori. Questa è la sfida che ci aspetta nei prossimi anni.